uomini e donne barra Sosio Aruta spacca l'opinione pubblica, sarà addio, trono verde. Uomini e donne, la dama del trono over Anna Tedesco ha festeggiato il compleanno con i fans con cui ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti dell'affetto. Sosio Aruta continua a spaccare l'opinione pubblica, il cavaliere del trono over di uomini e donne, che non riesce a trovare una donna con cui costruire una storia seria, è sempre più nel mirino del pubblico. Oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti, anche gli utenti del web puntano il dito contro il Re Leone reo di non essere totalmente sincero con le donne che frequenta. Sono tanti, infatti, i telespettatori convinti che Sosio, in realtà, sia più interessato alla popolarità, che all'amore e anche lo scherzo di pubblicare sui social le foto in cui bacia sua sorella illudendo i fans. Chi avesse trovato una donna, non è piaciuto, tra i vari protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, dunque, Sosio Aruta è uno di quelli che riceve più critiche. Sulla pagina ufficiale del programma, inoltre, molti utenti chiedono alla redazione di mandare a casa tutti quelli che, pur partecipando alla trasmissione da tempo, non sono ancora riusciti a trovare la persona giusta. Sosio, così come Gemma e Giorgio, rientra in questa categoria. Ci saranno addii illustri in arrivo? Aggiornamento di Stella di Benedetto. Gemma Galgani alla ricerca di un cuore. Gemma Galgani alla continua ricerca di un cuore, che sappia accoglierla senza limiti e che sappia regalarle quelle emozioni e quella felicità, che cerca sin dal suo primo giorno nel parterre del trono over di uomini e donne. In questi anni, la dama ha ricevuto tantissime delusioni che, tuttavia, non hanno mai scalfito il suo ottimismo e la sua voglia di continuare a credere nell'amore vero. Gemma, in particolare, è sempre più convinta che Giorgio sia ancora innamorato di lei, ma che la presenza di Tina Cipollari lo inibisca a tal punto da fargli reprimere i suoi veri sentimenti. Le parole, dunque, che la Galgani ha scritto sulla necessità di regalarsi un cuore sono rivolte proprio al cavaliere? Il nostro cuore è il più grande di tutti, la cura nostra siamo noi, ma l'essere umano è fatto per stare insieme, per condividere due cuori, che diventano uno più grande e fatto per vivere emozioni al limite del pianto. Regalatevi un cuore, scrive Gemma, aggiornamento di Stella di Benedetto. Compleanno con i fans per Anna Tedesco. Anna Tedesco è tornata nel parterre del trono over di uomini e donne dopo aver chiuso la sua amicizia con Giorgio Manetti. Una decisione, che ha diviso il pubblico con una fazione, che ha accolto con gioia il ritorno di Anna e un'altra, invece, che avrebbe preferito vedere la dama ferma sulla propria decisione. Nonostante tutto, però, Anna Tedesco continua ad essere molto amata dai telespettatori del programma di Maria De Filippi, che la seguono con tantissimo affetto anche sui social. Sempre molto attiva su Facebook dove pubblica quotidianamente foto e post, Anna Tedesco ha ormai instaurato un rapporto d'amicizia con le persone, che hanno imparato a conoscerla e ad amarla attraverso la televisione. Motivo che ha spinto la dama a festeggiare il suo compleanno con tutti i suoi amici virtuali con cui si è intrattenuta con una diretta su Facebook. 30 minuti durante i quali Anna ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dedicato un piccolo pensiero. Il messaggio per il compleanno. Anna Tedesco, in attesa di festeggiare con i suoi amici, ha trascorso il giorno del suo compleanno in compagnia dei suoi fans. La dama del trono over di uomini e donne ha cominciato la giornata scrivendo un bellissimo messaggio sui social. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, sono una donna, che oggi sa quello che vuole e sa come andarselo a prendere.
Una che difficilmente piange e se piange dura un attimo perché non c'è dolore, che valga una perdita di tempo prezioso. Una che fa mille cose e ne pensa mille e una. E che oggi, finalmente, il giorno del mio compleanno può dirsi soddisfatta di sé, serena, sì sì proprio serena, scrive Anna che, durante la diretta con i fans, ha ammesso di non aver paura del tempo, che passa e di voler vivere la vita al momento senza pensare al domani. Forte, determinata, ironica, autoironica, ma anche solare e piena di energia nonostante, spesso, in trasmissione, non riesca a tirare fuori tutti gli aspetti del suo carattere. Una donna completa che piace sempre di più ai fans. I due hanno iniziato a conoscersi un po' di più e Nicolò ha confermato la Anna mi ha proprio stregato, aveva raccontato il ragazzo a Novella 3000.